avete crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins. Link e codice coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Jovi Spot dello staff di NMF e benvenuti nella player di Rudy Kessy nella sua versione in form con 74 di rating. E io ho la carta che ho ricevuto tramite il pacchetto dei premi mensili per la Foot Championship. Prima di iniziare però vi chiedo di lasciare almeno 70 like o mi piace per questa carta e per questa review. E questa review di questo giocatore ci è stata consigliata tramite un vostro commento. E commentate nuovamente qui sotto con dei giocatori che vorreste vedere sul nostro canale. Il primo pro di Kessy è il contrasto. Fa parte della difesa 75 con 73 intercettazioni, 71 contrasto, 78 scusate contrasto, 71 marcatura, 73 scivolata. La sua fase difensiva in generale è discreta, però secondo me va a contrastare molto bene gli avversari e gli va a rubar palla. Altro pro il fisico, tutto del fisico. 80 con 77 resistenza, 80 forza, 80 aggressività. Recupera palloni ragazzi, ha una forza fisica molto molto interessante e secondo me un'ottima resistenza per un centrocampista. Altro pro, l'elevazione, fa parte del colpo di testa, 80 con 86 elevazione e 72 precisione di testa. Salta bene però la colpisce male di testa. Posizionamento, altro pro, fa parte del tiro 65 con 75 posizionamento, 61 finalizzazione, 77 potenza tiro, 67 long shot, 42 tiri al volo, 44 rigori, piede preferito il destro e 4 stelle piede debole. Io avevo dei dubbi su quale fosse il piede preferito di Kessy, infatti tira di destro e di sinistro come se avesse due piedi preferiti e le 4 stelle al piede debole per me sono un pro. Potenza tiro secondo me discreta, finalizzazione così e così, qualche gol con lui l'ho segnato, ma mantiene molto bene la sua posizione. Il suo work rate è medio-medio e diciamo è un work rate accettabile per un centrocampista. Velocità 70 con 72 accelerazione, 68 velocità scatto, una velocità buona secondo me. Dribbling 77 con 73, agilità 78, equilibrio 71 riflessi, 79 controllo palla, 77 dribbling e 2 stelle skill. Il suo dribbling non è un pro e le 2 stelle skill per me non sono un contro. È un giocatore che mantiene molto bene l'equilibrio e ha un controllo palla buono. Passaggi 75 con 73 visione, 71 cross, 80 corti, 77 lunghi, 61 effetto e 50 calci piazzati. I suoi passaggi ragazzi in generale per me sono così e così. Kessy è alto 183 cm, l'ho utilizzato come CC o centrocampista e come contro ho inserito infortunio. In 6 partite si è infortunato 2 volte e non era nemmeno stanchissimo, è proprio che ha un infortunio facile secondo me. In alternativa abbiamo Matuidi, Diarra ed altri, tra le normali Imbula, tra le leggende Gattuso, nella nazione di ieri, nella Lega Allan. Rispetto al base ha un più 37. Gli stili intesa che vi consiglio di applicarli sono architetto più 3 passaggio è fisico e infaticabile, più 3 passaggio è difesa. I passaggi dobbiamo assolutamente aumentarli perché non sono proprio precisissimi. Il fisico, se volete magari un giocatore più resistente ai contrasti, con più resistenza e più aggressività, oppure la difesa, se volete, magari un giocatore che vi copra maggiormente in fase difensiva. Questa carta costa all'incirca 17.000 crediti e il base 800.000 crediti. Io non l'ho comprato perché l'ho trovato nel pacchetto premio. È una carta da provare? Direi di sì ragazzi, direi di sì perché è un giocatore argento secondo me di tutto rispetto, non costa proprio tantissimo ragazzi, massimo arriva a 20.000 crediti. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 7,5. 7,5 perché l'ho provato in divisione 10 e 9 e comunque non ha giocato malissimo, anzi ha avuto una media di 8,3. Quindi ha giocato secondo me abbastanza bene. Dunque ragazzi, vi chiedo di lasciare almeno 70 like o mi piace, commentate qui sotto. Quel Jovi Spot vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!